Anche per l'agricoltura il 2020 è stato un anno critico. In Lombardia il blocco di un settore strategico come quello della ristorazione ha messo in difficoltà le produzioni di qualità, con riflessi negativi sul patrimonio zootecnico locale. Proprio al settore dell'allevamento, Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza ha voluto dedicare uno degli ultimi servizi attivati per il nuovo anno. Perché assicurare l'allevamento? Allora, assicurare l'allevamento prima di tutto per tutelarsi, poi gli agricoltori hanno già un costo fisso per lo smaltimento delle carcasse e quindi andrebbero anche ad assicurarsi per eventuali malattie. Questo tipo di polizza, quali malattie copre e cosa copre? Allora, copre le malattie, ad esempio tipo afte epizootica, brucellosi, la peste, sia per i bovini che per i suini, e va a coprire un eventuale mancato reddito in caso di abbattimento forzoso della mandria, copre un'eventuale mancanza di raccolta del latte, ad esempio, per gli agricoltori che producono latte. E in caso in cui deve essere smaltito e quindi il trasporto e lo smaltimento della mandria. Si possono assicurare tutti gli allevamenti? Sì, certo, sia bovini, suini, ovini, caprini, tutti. Cosa deve fare l'allevatore? Allora, l'allevatore deve solo contattarmi. E noi, in base ad alcuni dati che chiediamo, vengono preparati dei preventivi. Tutto questo in quanto tempo? Allora, la polizza ha decorrenza annuale come anno solare dal 1 di gennaio al 31-12 e si può fare entro il 15 di febbraio con decorrenza 1 gennaio per gli smaltimenti e non ha un tacito rinnovo. Ecco, chi devono contattare? Devo essere contattata io che mi occupo del comparto assicurativo, contattandomi telefonicamente al 344 04 27 391 oppure via mail paola.goglio@confagricolturamilo.it. Questo servizio è rivolto solo ai soci? È rivolto ai soci e anche agli altri allevatori, perché non è solo dedicata a loro. Chiunque può chiederci un preventivo, può essere assicurato. Abbiamo già altri agricoltori che ci sono rivolti a noi per questi tipi di servizio.